Benvenuti a questa nuova puntata della seconda stagione di Misteri tra i Libri. Parliamo di Tito Livio, uno storico romano, vissuto grosso modo al tempo di Augusto, che scrisse un'opera monumentale, una storia di Roma in 142 libri, in sostanza un'intera biblioteca. Di questi 142 libri ce ne sono arrivati solamente 35, quindi una, una frazione. Gli altri sono andati eh, perduti nel corso del tempo. Eh, Livio... È un autore molto importante, basta pensare, è stato studiato per esempio attentamente da Machiavelli e da altri e per questo molto presto si è cominciato a mettersi in cerca dei libri perduti e si sono anche sviluppate delle vere e proprie leggende sull'ubicazione sull di quest'opera così importante. Già nel Rinascimento sappiamo, si diceva per esempio che l'opera completa di Tito Livio sarebbe sopravvissuta in posti remoti, eh, per esempio in Norvegia, eh, oppure soprattutto si diceva che eh, ce ne sarebbe stata una copia completa nel palazzo eh, del sultano turco a Costantinopoli. Naturalmente si trattava eh, di voci, di dicerie. Eh, dicerie che però eh, hanno avuto una vita lunga, tant'è che eh, nel 1924, quindi poco meno di cent'anni fa, ehm, vi fu un grande clamore perché eh, vi fu un tale, un giovane studioso eh, napoletano, Mario Di Martino Fusco, che eh, si trovò al centro di un grande caso mediatico. Sembra che si fosse vantato di aver trovato qualche cosa, eh, di aver trovato qualcosa di livio che era andato perduto e eh, questa notizia trapelò sulla stampa e fece il giro del mondo. Eh, Tant'è che eh, tra agosto e settembre del 24 eh, a Napoli confluirono giornalisti Ehm, studiosi, curiosi in sostanza da tutto il mondo. Cosa successe? Che tutti vollero dire la loro, eh, alcuni studiosi eh, credettero a questa notizia mirabolante, altri invece sospettarono, eh, tra cui grandi filologi come Hausmann o come Giorgio Pasquali, che non caddero in questa bufala perché di una bufala si trattava e infatti, messo alle strette, di Martino Fusco dovette alla fine ammettere che non era vero niente, lui credeva di essere sulle tracce di qualche fantomatico manoscritto di Livio: ma in realtà non aveva nulla in mano e quindi quella che venne chiamata la farsa liviana, finì tra le risate. Però non finirono le leggende che circondano ancora il destino del di una fantomatica copia integrale intera di Livio, tant'è che ancora oggi eh, tra gli studiosi può, si può sentir dire che eh, vi sarebbero oh, tutti i codici perduti eh, de, delle storie di Tito Livio eh, in posti remotissimi, per esempio eh, in una biblioteca a Fez in Marocco. Eh, ma appunto, per quanto sia una storia molto appassionante, si tratta anche in questo caso puramente di una leggenda.